Atalanta per la corsa al quarto posto è fondamentale. E secondo te come può la Roma vincere questa partita? Allora, sicuramente dobbiamo essere un pochino più fortunati e avere più giocatori disponibili, quindi speriamo, insomma, nella sorte che questa volta sia positiva, almeno nel 2024. La prima sfida di Serie A del 2024, l'Atalanta, come si vince questa partita e cosa ti aspetti da quest'anno per la Roma in campionato? Allora, se la Roma entra in campo come è entrata contro il Napoli e contro come la Juventus, non c'è paura di niente e di nessuno. Molto difficile, come vedi quest'anno per la Roma e chi può essere decisivo? Atalanta, osso duro, proprio la Roma negli ultimi anni difficile. Io credo che l'unico che veramente possa fare la differenza in quella partita, oltre che la condizione fisica, sia Lukaku. L'Atalanta è una squadra molto forte e per far risultato io punto molto su Lukaku, parecchio, parecchio, parecchio. Via con l'Atalanta, che sfida sarà, che partita sarà e come vedete questo anno per la Roma? L'anno potrebbe essere molto positivo, comunque, perché Mourinho è Dai, Mourinho. Roma, dai! C'è Mourinho, l'importante è che c'è lui in panchina, la cosa più importante. Mi auguro che riusciamo ad andare in Champions, però non è facile. Non sarà facile perché ci stanno squadre molto più attrezzate di noi, di sopra. Sfida subito forte per la Roma, come lo vedete, chi può essere il giocatore decisivo? Sempre i soliti due, Dybala e Lukaku. Con l'Atalanta, prima partita di questo nuovo anno, e ecco, ma qual è l'obiettivo secondo te della Roma in Serie A? Ce la possiamo fare a battere l'Atalanta e a rientrare in scia? Secondo me ce la farà, penso che ha tutte le potenzialità per farlo, quindi il quarto posto è nostro. La prima partita di Serie A 2024 con l'Atalanta e da lì passa anche la Champions della Roma. Che sfida sarà e secondo te chi può essere il giocatore decisivo? Molto difficile contro l'Atalanta perché è sempre una squadra ostica. Comunque i giocatori decisivi della Roma sono pochi. Ce ne sono due, Dybala e Lukaku, poi il resto è noia. Ma che 2024 sarà per la Roma? La prima sfida di campionato sarà con l'Atalanta. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Ah, spero che si vinca, spero che si vinca e che ci avviciniamo veramente a sta Coppa dei Campioni che manca da un sacco di tempo. E poi c'è il derby con la Lazio che...